Buonasera e prima di tutto grazie a Valentina per questa, non saprei dire, sì, presentazione, ouverture, credo che sarebbe meglio, come quella di Egmont, dove ripropone, non direi i temi, ma i contesti, quei mari che vengono e che ci portano questa storia. Grazie. Sono molto felice un'altra volta di ritornare a Carpi. Mi ricordo l'ultima, 2-3 anni fa, è stato veramente un grandissimo piacere. E questa occasione pensavo che ritrovarmi anche con questo meraviglioso cortile, con questa piazza, e mi aspettava anche con voi. Grazie per stare in questa sera e cercherò di farvi accompagnarvi anche dietro una storia che ho lavorato lungo tempo e che mi occupa per altri argomenti che abbiamo iniziato a lavorare con un carissimo amico, Beppe Olmi, da tempo, presente in sala. Mi ha fatto un grandissimo piacere rivederlo. Nella storia dell'arte moderna, la storia della pittura olandese ha una centralità particolare. Contro una storiografia centrata soprattutto nella tradizione rinascimentale, modello che è stato seguito sia da parte francese che spagnola, modello italiano, l'Olanda rimaneva come una fiction, una isola. Ma per la cartografia culturale del Rinascimento non c'era stato mai un accordo sulla particolare importanza di questo modello che si ripropone al nord. Il nord diventava un generico e si parlava della pittura tedesca, della pittura olandese, d'una maniera impropria. A un certo punto, per quello che riguarda il caso tedesco, le cose sono altre. Il vero artista per la tradizione tedesca era rimasto sempre Dürer. Dürer era rimasto come non solo il modello per la tradizione tedesca, ma per tutta la tradizione moderna. Al nord un altro scenario, questo lungo secolo del 600 olandese, costruito intorno a tre grandi figure. La terza è Johannes Vermeer. La prima, assolutamente, è stato Hals, il grande pittore amatissimo dagli inglesi. Bisogna sapere che non ci sarebbe una tradizione inglese nella pittura del 600 senza una diretta relazione con il modello olandese. Rembrandt in centro, che occupa, per dirla così, non soltanto il modello canonico, ma il modello del gran riconoscimento da parte della storiografia europea, e finalmente Vermeer. Su questo quadro si è scritto delle pagine che veramente hanno commosso tanti. Davanti a questo quadro il protagonista de la recherche de Côté de Guermantes
Vergot crollerà per non aver potuto sopportare la bellezza di questo quadro. Proust scriverà un piccolo testo parlando di questa correspondance, di questo jeune che vibra, che ci ripropone una città. Si chiama La vista di Delft, e Delft è la piccola città dove ha abitato Vermeer dalla nascita alla morte. Un quadro di misura e formato medio. Vermeer occupa nella sua produzione un momento particolarmente interessante, questo quadro. Finita la prima fase, inizia una tecnica che si riproporrà già come propria, ma in più cerca di dare qualcosa come una visione. Guardate che Vermeer non era stato riconosciuto come artista fino alla fine dell'Ottocento. Per dirla così, Rembrandt è diventato il maître della peinture olandese e Vermeer rimaneva come qualcosa di strano e silenzioso. Ma perché l'importanza di questa vista di Delft? Tutta l'opera di Vermeer racconta la vita di questa città. Racconta la vita di questa città. È un pittore che non viaggia, rimane a Delft. Ma Delft si trasforma in un gabinetto delle meraviglie. Ricca, grandi commercianti, merci che provengono dell'India, della Cina e che arrivano a Delft come dei tesori. Lui cercherà di capire proprio questa tensione fra quello che si chiamerebbe l'ordinario e lo straordinario. E voleva chiudere contro Rembrandt che questa storia che racconterà in 37 quadri, ancora si discute sull'ultimo, che si trova a Boston, tutto quello accadrà all'interno di questo scenario. Prima osservazione da fare. Si potrebbe dire che è una città gotica. Questo è importante. Mi sono domandato tante volte, e adesso ultimamente con più frequenza, perché ha vinto il Rinascimento? Perché? Si vince contro chi si vince? Lo sconfitto è stato Bisanzio, è stato quell'Oriente che è sopravvissuto attraverso la cultura dell'arte ortodosso, bulgaro, russo soprattutto. Quando si parla dell'Europa si parla anche di questo processo di distanza progressiva. Ma all'interno dell'Europa del primo 600 c'è anche questa verticalità. Il nord è gotico. Potete identificare, non è tanto difficile, le tre porte di Delft, le chiese,
E la porta principale, quella di Kraft, esiste ancora. Non è una città marina. Delft si trova all'interno dell'Olanda contemporanea. La città, quello che si potrebbe dire meravigliosa, sarebbe Amsterdam. Tutti, Descartes, che inizia il viaggio invitato dalla regina Cristina a Uppsala, si ferma 3 settimane a Amsterdam. In mano a lui il suo ultimo testo, è un scritto dedicato alla dioptrica, allo sguardo. È un'invenzione particolare. Qua il rapporto di visione si trasforma in una maniera di rappresentazione particolare. È molto difficile identificare il momento di questa luce. Il fiume, separato da noi da questa meravigliosa, questo John che perturberà a Proust e produrrà la morte di Vergot. E davanti c'è qualcosa che dovresti riconoscere. Delft è diventata un centro importante dei transfer commerciali e per prima volta sulla porta principale si organizza questo spazio che ha una finalità, è il depot di tutte le cose che arrivano d'Oriente. Sarà questa meraviglia che porterà subito a una piccola città che si articola al resto della Anseatica, la grande lega del Baltico, e che riproporrà Vermeer come un posto con una luce propria. Quello che io vorrei proporvi è percorrere, seguendo il processo stesso di Vermeer, cosa accade all'interno di questa città. D'altra parte, quello che fa la differenza fra Vermeer e Rembrandt, Rembrandt si autoritratta più di 72 volte. Rembrandt era un ossessivo. Si potrebbe dire che ha un modello autobiografico che si racconta attraverso i ritratti. Di Vermeer non abbiamo nessun ritratto. Per dirla, non disponiamo neppure di una immagine. Vermeer è Vermeer. Rembrandt diventa ricco. Vermeer non ha avuto questa esperienza. Per poter dipingere, acquisterà dei pigmenti preziosi. C'è un blu. Mi raccomando tantissimo questa lettura di Pasto Go, questo libro titolato Bleu. Nella storia della pittura sono stati 4 blu. Il terzo è il blu di Vermeer. Ma lo custodia come un tesoro, lo utilizza soltanto per finire il quadro. La parte costruttiva utilizza un blu più economico. Cosa c'è dentro di questa? Mi interessa molto per un pittore non impressionista questo rapporto particolare con l'ombra. Non ha una dimensione di prospettiva. Il quadro si costruisce
in una maniera molto analitica, è stato disegnato tante volte e tutto avviene sul naturale. Ma la fase finale del quadro non è proprio sul naturale. Perché? Perché ci pensa a un altro argomento. Restate con una osservazione, direi, elementale. Vermeer si deve guardare dal vicino. Non ha un effetto di prospettiva. Le cose hanno una, direi, oggettività. Sono precise. Una piccola strada vuota dove la città si inizia a raccontarla a partire dalle situazioni. Guardate questa prima donna, una seconda, una terza e poi questa architettura che viene costruita d'accordo a un materiale che ancora riconosciamo, questi mattoni rossi fatti in base a una argilla molto ferruginosa che dormono benissimo nei quadri di Vermeer. Dormono perché hanno quella colombra interna al suo interiore. Ci riproporrà questi verdi che più tardi saranno blu-grigio, e sempre questa assoluta decisione di questo rouge, un rouge cromato, che è un colore assolutamente tutto suo. Il cielo sarà lo stesso, ma non è sufficiente, è una informazione che si potrebbe dire la vita di Delft, che diventa argomento più letterario che pittorico, ma dominato dalla pittura, anche questo interiore ricco. Si è scritto tanto su quello che si chiama l'intérieur hollandais, l'intérieur hollandais. In una fase molto rapida, la dinastia dei Orange, già autonomi in confronto all'impero spagnolo, garantiscono una monarchia tollerante che ci permette, prima della grande, la gloriosa, la rivoluzione inglese, cominciano già a emergere questi nuovi personaggi che si possono chiamare de bourgeois avant la lettre. L'interiore olandese riproduce un microcosmos, un micromondo, dove la organizzazione sociale si rappresenta, in questo caso, sempre sul protagonismo della donna. Questo meriterebbe di sottolinearlo dall'inizio, perché quella donna che sarà assoluta protagonista della storia ha sempre un rapporto con l'ordine domestico, ma soprattutto si riprodurrà, guardate, questo centro, questo axe, lei, abbiamo... Potete identificare questo John, questo meraviglioso, è un pigmento non caro in quel momento e Vermeer lo utilizza più ampiamente. C'è la mandolina, ma è accaduto sempre quello che Vermeer preferisce. La vera storia non è domestica. La vera storia ha sempre un rapporto con una fuori. E la Met, una Met straordinaria, che si trova al Mauritshuis, di Den Haag,
ha portato quello che ripeterà tante volte, un biglietto. C'è sempre un fuori che arriva al quadro attraverso questo biglietto che normalmente sarà una lettera. C'è un momento particolarmente meraviglioso quando la dama sta in atteggiamento di scrivere una lettera, in quel momento entra la maître in camera con un'altra lettera. Dice: non posso sopportare una situazione così. È un momento unico nell'opera di Vermeer. In più potete già identificare un modello che lui ripeterà tante volte, questo damero che produrrà un effetto di prospettiva e di profondità, e in ombra un repertoire di oggetti che suggeriscono un secondo piano, una pittura del paesaggio dominata da Ruiz Dael, il grande maestro del paesaggio marino, e questo tendone che cade senza colore. È stato un trick da Vermeer di neutralizzare questo tendone che dovrebbe essere con blu, con jaune, con rouge, ma lui lo neutralizza. Tutta la luce si concentra in questo momento, in questo rapporto. E questa meravigliosa fantasia, vi farò vedere quasi 37 quadri, allora soltanto una soirée con Vermeer. Dove già tutto diventa più complesso, qualcuno direbbe più inglese. Sarebbe una pittura inglese del 1680. Quelli che prima Hals aveva dominato il colore, la composizione, ma la figurazione sarebbe diversa. Non si capisce. Appare questa giovane donna che ci guarda. Non dovrebbe guardarci. In mano la partitura davanti, dietro di lei ci sarà il virginale, quell'istrumento olandese par excellence che riprodurranno sempre sequenze musicali quasi monotone, e là alla francese questo personaggio, Maître de Musique, che gli mostra questa storia. Siamo ancora nella prima fase dell'opera de Vermeer e non è accaduto quello che vedremo subito. Lui neutralizza la informazione pittorica del quadro. Lui è sempre un po' perverso per questo. Noi abbiamo interesse per sapere questo quadro. Sembra un putto, ma per lo spazio del quadro è troppo aggrandito. Sarebbe un vuoto. Sarebbe un piccolo resto per una biblioteca minima, ma ha fatto già un esercizio di composizione, apre questo spazio con questa finestra che dà una luce tepida. Non bisogna costruire la diagonale che porterebbe fino al viso della donna, ma la donna viene da noi e ci dà un contesto meraviglioso. È un quadro
che è stato da tempo anche considerato come un quadro di transizione nell'opera di Vermeer. La seconda versione. La stessa donna vestita in un contesto più sviluppato, questi dameri che producono un punto di fuga a destra, sorprendentemente lascia il gran muro vuoto, quasi vuoto, per poter dare più relevance a questo quadro che si interpreta come un pendant di questa fenêtre. La finestra non produce luce come produceva la prima. La luce viene organizzata da un punto della vostra destra, illumina molto di più la veste della donna e lui porta un cappello francese. Fino a questo momento questi cappelli provengono da una produzione artigianale francese su fieltro di lana. Accadrà qualcosa meravigliosa più tardi, ma avete già qualcosa di più interessante sul tavolo? Appare già questo tappeto che ha una certa sintonia e gli elementi che porta questo monsieur restano sulla sedia. Questa particolarità di questa rêverie, di questa donna che riposa, che identifica molto di più lo spazio domestico proprio, c'è questa porta che marca un interno e un esterno, secondo la particolarità, qualcuno lo ha detto, sembra uno spazio zen, questo interiore senza oggetti, ma la costruzione di una quasi ricchezza. Il tappeto potrebbe essere un tappeto veneziano e poi il primo piatto. Siamo proprio sul momento di quando arrivano direttamente dalla Cina le premier porcellane. La frutta, l'acqua. Questa situazione pacifica si modifica subito. È tutta una translation quello che fa Vermeer. Ci avvicina. Non esiste più quello che si potrebbe dire il contesto. Ci ripropone in primo piano, il piano si avvicina, questo métier, questo ufficio, questa donna in primo piano che fa la dentellier, fa questi tappeti, fa questi tissu, e lui si permette di una maniera elegantissima costruire una forma di piccolo atelier per dare più rilevanza a questa figura. Tutto diventa vuoto. Vermeer applica una tecnica chiamata repoussoir, la luce viene da sotto e si espande.
è come se fosse un riconoscimento al lavoro, ripropone alla vostra sinistra un gioco di effetti che sarebbero i colori preferiti della sua tavolozza. Il centro, le mani, ma questo meraviglioso giallo ha lasciato il contesto e inizia un lavoro di presentazione delle figure che hanno un rapporto diretto. Non sappiamo come arriverà il geografo, scusatemi, ma penso anche parlare del geografo, ma non è il momento. Ma perché questo cambio? Non introduce nessun elemento che qualifichi la dignitas di questa dama che lavora. Neppure conosciamo lo sguardo. Ma guardate, pettinata ad una maniera particolare, è lo sguardo che si apre concentrato sul métier. Lo stesso si direbbe che la scelta sua si ripropone su una dimensione popolare. Sono dei métier che costruiscono Delft. Delft non è solo i grandi mercanti che viaggiano, che accumulano anche ricchezza. Nessuno domanderà a Vermeer un portrait, un ritratto. Quelli che vogliono avere il ritratto, meglio parlare con Rembrandt. Lo farà subito, sarà ben pagato. Alla fine diventa povere. Si accomoda, se conoscete Amsterdam, va da quella parte, nella portoghese sinagoga, nella sinagoga portoghese. Tanto una Bibbia è una buona compagnia per questo finale. Rembrandt cerca di... No, ma guardate che iconograficamente non esistono precedenti di questo modello. Un rapporto che è molto facile di individuare: blu, bianco e questo giallo. Giallo, bianco e blu. È una grammatica dei colori molto ristretta a questa particolare, e distruggendo tutta la retorica delle nature morte, ci ripropone questo pane vecchio che con il latte ci darà un pudding, che può darsi sia il pranzo per i piccoli. Nessun attrezzo, ma ha dipinto di maniera particolare questo metallo. E questo lo ha potuto fare soltanto un altro pittore francese che si chiama Chardin. Solo Chardin ha dipinto così gli oggetti. Solo Chardin. Chardin è un piccolo vaso metallico. Gli piaceva dipingere quando la luce cadeva su questo e si riflettava. Con questa luce, dice, faccio le cose migliori che posso fare. Come mai questo? Si trova a Berlino. È una evoluzione fortissima, in contrasto ai due primi quadri. La Détailleur, la Lettière e questa donna. Mi piacerebbe molto di far pian piano il vostro
esercizio di riconoscimento, di identificazione. La prima cosa è che il corpo di questa donna si rappresenta ad una maniera più leggera. La trasparenza di questo velo, quest'ombra, quest'altra, uno sguardo, ma con un viso non corporeizzato, e neutro, quasi di cera. Guarda su una finestra medio aperta, anche un'altra volta blu, giallo, bianco. Ma le cose sono più complesse. Ha fatto proprio un esercizio di virtuosismo pittorico intorno a questa unità. L'acqua non è più latte e ci ripropone in una qualità materiale diversa che si completa con un atteggiamento, la mano sinistra, ma non identifichiamo la finalità del gesto, rimane sola. Il vecchio tappeto si ripropone, abbiamo già conosciuto la dentellier, chi fa questi tappeti, e in una maniera aleatoria non poteva mancare questo blu che cade sulla sedia e dà un movimento di fuga al quadro. Ci fa immaginare un post. La piega di questo blu ci dà un movimento che ci suggerisce questa. Ma c'è una novità in questo quadro, una novità fondamentale. Per prima volta in questo interiore appare cosa? Una mappa. Principio al quale Vermeer resterà fedelissimo. La vera forma di costruire la narrazione del fuori non sarà soltanto con questo gesto delle lettere, dei biglietti, ma anche con questa cartografia che ci racconta. È meraviglioso, accade a Delft, le mappe sostituiscono i quadri. È un momento particolarmente importante. I quadri passano a occupare sempre un secondo livello e le mappe vengono con tutta la sua puissance, vengono con la sua. Sono dei lavori straordinari sulle sources, le fonti cartografiche e geografiche di Vermeer. Non è tanto complessa questa difficoltà perché giusto a Delft c'è un atelier cartografico importantissimo nel 1650. Lui frequenta questo atelier e ripropone questo modello. Ma non dimenticare questo quadro. Una grande ingenuità. Si direbbe un quadro di maniera costruito secondo le convention tipiche di questo modello, ma a questa casa ancora non sono arrivati le mappe. Ancora restano quella tradizione, ma è un quadro di una grande ingenuità diversa dal punto di vista della composizione. Questo particolare momento di riflessione
quadro specchio che si potrebbe riproporre tante volte all'interno del barocco francese, ma che lui interpreta la donna che ci dà il dietro al virginale con il maestro di musica, i piccoli accenni, ma soprattutto questo blu così che si dissolve. Non so perché lui si permette in ogni quadro questo gesto di fuminare, di evitare, ma la verticalità della figura ripropone questo doppio che almeno in tre volte, tre occasioni, Vermeer riprodurrà. Finalmente, non voglio insistere in questo argomento, sarebbe l'altra facies de Vermeer che introdurrà la convention all'interno del suo lavoro, ma niente più. Guardate questo modello, è uno dei quadri prodigiosi. Abbiamo detto che il di fuori potevano essere rappresentati, questi fuori, dalle mappe o anche dalle lettere o biglietti. Ma in questo straordinario quadro si racconta un'altra storia. È una donna che ha un atteggiamento quasi religioso, direi quasi mistico. Si concentra, non è un métier, sta pesando piccoli pezzi di oro. Tanto il titolo che Vermeer dà al quadro è La pesatrice d'oro. Il bilancio, che rigorosamente misura, e sul tavolo pezzi che compongono, ma che viene accompagnata tutta questa prima parte da questi elementi che cominciano, sarebbe molto interessante da seguire il mercato delle perle nel 600. Arriva un momento dove sono stati i portoghesi i primi a controllare il mercato e subito dopo gli olandesi hanno bloccato tracciando una seconda via per arrivare praticamente a Cina. Ma quello che ci fa un po' sorpresa in questo quadro è questo bianco che si concentra sull'armigno, sulla pelle, e poi uno spazio religioso che Vermeer ci ripropone come una variazione misteriosa all'interno di Delft. Quello che ci interessa con questo quadro è che sono apparse le novità meravigliose delle perle, dell'oro, di questa ricchezza, ma l'identità degli oggetti non ci interessa tanto come quello che si direbbe la sua procedenza. L'Oriente sarebbe dire è più vicino di quello che noi pensiamo. Questo dettaglio rappresenta, guardate che sempre più tardi nella Boite, la piccola scatola con tante volte con ambare, viene dentro le lettere e le perle. Io questo quadro ho una, perché con così tanta poca luce
lui deve precisare molto di più i dettagli per arrivare, può darsi, al quadro più bello, più spettacolare. Che Vermeer ha dipinto. L'allestimento attuale del Neues Museum a Berlino e prima alla Pinakothek ci permetterà, e a Berlino questo quadro, di poter avere una delle esperienze più straordinarie che ci può dare la pittura. Prima allunga lo spazio, non resta un quadro più verticale, allunga lo spazio. La modello, questa donna, viene, si trasferisce alla destra. L'interesse è creare un rapporto di luce con questo spazio che noi non possiamo ancora percorrere perché ci manca informazione. Il muro bianco, ma tinto da John, la sedia con questo tessuto, ma il tavolo nudo. È un contrasto esagerato, penso che non funziona bene. E per contro ci propone tutto un accumulo di elementi che hanno un senso, ma sì, abbiamo una informazione. Non abbiamo le mappe, ma assolutamente si tratta della cappa di un visitante. Ma perché? Cosa ha in mano? Sono delle perle che porta. Ma dove guarda? Qual è l'indirizzo di questo sguardo? Non saprei dire. Perché a un certo punto non esiste questo indirizzo. È un atteggiamento, è un momento di illusionismo, un momento di perfezione. Lei, molto giovane, con questo vestito in pelle d'armigno meraviglioso, mi fa piacere vedere come si muove lo schermo, da un'animazione sottile al quadro. Sembra che anche lei è felice di conoscervi. E Vermeer. Riconoscete il quadro, ma riconoscete la mappa? È un mappa d'Europa. L'Italia, un po' piccola. E la musica. C'è un immaginario, non c'è una grande letteratura olandese del Seicento. No, non è importante. Manca, per dirla. Sono altre storie, c'è una cartografia ricchissima. E questo è un finale meraviglioso. Può darsi che sia uno dei quadri più belli della Frick Collection a New York. Lo trovate? Sempre Vermeer suggerisce questo fuori. Lei, non l'avremo sempre davanti a noi, deliziosa, ha una attitudine modesta, umile, giovanile allo stesso tempo, è una donna bellissima.
Guardate l'attitudine, la pose di questo cavaliere. Questa mano. Sono pittori che non amano dipingere le mani, gli fa fastidio. Lui si permette di costruire, mon Dieu, grande lavoro questa mano. Ma chi sarebbe questo monsieur? È una visita. Ma il problema per Vermeer non è tanto d'identità, non è l'identità di questo cavaliere, quello che ci interessa, ma un'altra cosa. Cosa? La novità si centra in questo cappello. 1650 i francesi hanno iniziato la conquista del fiume San Lorenzo, nel Canada attuale. Montreal e il fiume Saint Laurent. Una conquista importantissima nello sviluppo colonial francese. E hanno scoperto un animale nuovo che si chiama castore. Questo è il primo cappello di pelle di castore che appare nella pittura europea. Questo monsieur si presenta in questa visita con questa meravigliosa nouveauté. Non esisteva prima, no. E per dare una verosimilitudine a questo incontro, non esiste ancora una mappa del Canada, del St. Lawrence. È per questo che abbiamo una mappa di una cartografia fatta a Delft, ma che ripropone soltanto una parte dell'Olanda. Tutto diventa domestico, ma fino a questo punto, perché precipito adesso un po' il percorso, sempre abbiamo la stessa tensione. La pittura di Vermeer ci obbliga a uno sguardo verso un fuori che non viene rappresentato. E questo interior olandese, che sembrerebbe pacifico, diventa nervoso attraverso questa distance che racconta l'al di fuori senza precisare giustamente. Ma arriviamo al 1667. E non si sa perché, è meglio di non risolvere questo dubbio, ma Vermeer in 3 anni dipinge questi 2 quadri. L'astronomo e il geografo. L'astronomo e il geografo. Siamo in un secolo dove lo sviluppo della scienza è fondamentale. Uno sviluppo associato anche allo sviluppo della ottica. Non dimenticate questo. L'ultimo grande libro, grande lavoro di Newton è stato lo Optik, giustamente.
Questa è la figura dell'astronomo. Fino adesso le figure maschile erano soltanto dei visitatori. E per l'astronomo e il geografo, astronomo e geografo, Vermeer utilizzerà lo stesso modello, la stessa figura, ci ripropone questa storia. Guardate, è un giovane, non un vecchio, vestito con una certa dignitas. Tutto viene intonato in un verde con un tac, colpo di nero, e un verde basso. Si osserva meravigliosamente, lo avete al Louvre. Il geografo, per contro, è a Francoforte, alle Städel Museum di Frankfurt. Una camera di studio senza carte, senza mappe, sostituita questa assenza da un repertoire di motivi che hanno da vedere con la misura del tempo. È una piccola biblioteca. Questo, se qualcuno è interessato, è tutto documentatissimo su quello che era la biblioteca di Vermeer, che era certamente basica. Il primo grande mappa, il primo grande atlante, è stato costruito, il professore Olmi conosce benissimo questa storia, è stato a Modena l'edizione di questo splendido libro su Ortelius, del professor Mangani. Il primo grande atlas è stato costruito da Ortelius a Nuremberg. E Ortelius non era un grande cartografo, il vero cartografo era Mercator. Ma guardate l'operazione della piccola città di Nuremberg, città imperiale, un collezionista bizzarro, pieno di curiosità, riesce a costruire un atlas, questo borgiano, all'interno del quale accade tutto. Mai era stata la possibilità di rappresentare il mondo. Da Tolomeus avevamo fino a Mercator. Si arriva a quel momento dove, e voilà, il mondo è così. La fortuna di questo atlas ci riproporrà come una figura. Ogni nuova informazione interviene sulla scrittura dell'atlas. È una epoca molto nervosa, si modifica continuamente. Ma guardate questo rapporto straordinario. Perché gli dà al tavolo di lavoro questa ricchezza, con questo tessuto veneziano di grandissima qualità? I libri di riferimento, l'astronomia del momento, fondamentalmente è Euclidea, e in centro questo Globus, edizione del 1806, che si vende subito, e questa è l'edizione del 1616, che piccolo oggetto acquistato da Vermeer. Mi interessa molto di vedere questo atteggiamento della mano dell'astronomo sopra il globo. Guardate questa mano.
La prima rappresentazione di questo mondo assente si concentra giusto su questo rapporto. Dovete pensare che il globo in questione è un globo zodiacale, rappresenta astronomicamente il cielo. Avete la possibilità, voi avete delle collezioni meravigliose, il Ducale, il Palazzo Ducale di Venezia, una collezione straordinaria, Louvre, sempre rimane questo. Siamo in un momento dove quel rapporto con o sulla rappresentazione del mondo diventa ancora ipotetico, ma non è già ipotetico matematico come nel caso di Euclide, ma diventa rappresentazione. Verrà accompagnato da questi libri, da questo globo. Per noi diventa oggi un oggetto di fantasia. Momento quando l'astronomia e l'astrologia camminano assieme. I barocchi raccordavano, dicevano, astrologia per tutti i giorni. Il prestigio di Newton ha fatto che la prima legge proibisce parlare del futuro sia una legge inglese. Sul futuro non si parla. Rimaneva segretamente il sapere astrologico come un dispositivo su questo futuro. Guardate la mano, questa mano in confronto. È la prima volta che Vermeer scrive in dettaglio la data del quadro. Perché? Considera che è un momento fondamentale. Considera che da una parte c'è la grande ricchezza che cresce. Siamo in un momento dove ultramare vengono percorsi dalle navi olandesi. Bisogna pensare un altro, una rappresentazione giusta del mondo. Questo attrezzo, che mi sembra particolarmente sottile, costruito in dettaglio, riposa la mano, l'altra e sopra il globo, fra globo questo modello matematico. E quello che si potrebbe dire a un certo punto, l'invenzione moderna della Terra. Dobbiamo pensare che questa rappresentazione del mondo è stata sempre una rappresentazione culturale, storica. Abbiamo cambiato. Andate alla Marciana, vedete i grandi cartografi veneziani, cercate sempre di vedere come la cartografia inaugura una nuova epoca. Sembra, cerco di andare già sul finale, non so perché, Vermeer potrebbe ha dipinto l'astronomo con una intenzione di non esigere niente altro. È un'opera perfetta. La qualità, l'intenzionalità produrrà giustamente questo miracolo, questo dipinto. E in più, se guardate un po' i riferimenti, Vermeer non aveva una cultura pittorica alta.
non ha viaggiato in Italia. Anche Rembrandt. Si potrebbe dire che Rembrandt è uno di quei artisti che non hanno visitato Italia. Lastman, il suo maestro, gli dice: guarda Rembrandt, sei bravissimo, hai 23 anni, per carità, fai un viaggio in Italia. Vermeer non ha avuto l'occasione, ma Rembrandt sì. E come mai? Rembrandt è rimasto Rembrandt, senza quella contaminazione. Cosa sarebbe stato se Rembrandt riesce a vedere, per esempio, Tiziano o Raffaello? Niente da vedere con Rembrandt. Ma subito, subito dopo aver finito l'astronomo, dipinge Rembrandt il geografo che ci occupa questa sera. Si può osservare, in confronto all'astronomo, che un quadro più sviluppato. La composizione, nel caso dell'astronomo, si progetta ma con una mediazione singolare, che è il globo. Il globo occupa il centro. E la figura dell'astronomo è una figura di contatto visuale. La mano non tocca, è un rapporto con questo mondo, con la finestra, ma adesso no. Il geografo, non c'è il globo. Sì, c'è il globo sopra. Si ritira il globo. Tutto viene centrato in questo sguardo. Verde, blu. Con questo rosso che dà una intensità particolare al blu. Questa Olanda bianca, camicia lunga, lana, ancora il cotone arriverà più tardi. Fino adesso tutto era sul muro, sulle mura. Adesso appare in centro, meravigliosamente, questa page blanche, dove si rappresenterà, cosa si rappresenterà? Quello che sarà misurato. È emozionante. Questa mano con il compasso da dividere. C'è una leggenda meravigliosa. Quando Donato Bramante arriva a Roma, proviene da Milano, lavorava con Leonardo al Castello Sforza, e arriva a Roma una cappa negra, nera, dite voi. Un cilindro nero che porta sempre con sé, è un portfolio. Può darsi che il portfolio avesse già qualche idea per il progetto di Roma a San Pietro in Montorio. Ma cosa portava in questo cilindro? Io sono molto feticista, sono riuscito a averlo una volta in mano, al Grassi. Portava un compasso da dividere. Perché
portava Bramante solo con sé il compasso da dividere, Leonardo le aveva detto: guarda, Donato, tutto quello che potrai misurare lo conoscerai. E l'altro, scusa, no. La misura, il compasso. E tutto quello coincide proprio in questo meraviglioso ritratto. Mi fascina di nuovo, ma lui ha saputo nel frattempo per anche modificare questo tessuto che combina proprio con la composizione stessa sul piano terra le carte lavorate o che sono in attesa, sulla sua sinistra questa piccola valigia di cuoio che potrebbe dirsi il suo laboratorio biblioteca, tutto là. Vediamo qualche dettaglio. Il globo di prima, adesso, sopra, è lo stesso, edizione del 1616. È lo stesso che appare prima sul tavolo dell'astronomo. Lo sguardo si sfonda in un spazio infinito, ma adesso tutto ha da vedere con questo compasso che misurerà. La prima cartografia è una visita di grandissimo interesse. Visitare i musei della Marina o delle grandi navigazioni, Lisbona, Rotterdam, London, hanno una fantastica storia, perché non era tanto facile verificare queste distanze e si utilizzeranno sempre di elementi propriamente astronomici, ma le tabelle arrivano più tardi. Mi impressiona molto la mano sinistra del geografo, di una grande... Ma quale sarebbe questo libro? Non lo so. Potrei immaginarlo. Anche voi potreste. È un rapporto di forza. Si è parlato che tanto astronomo come geografo sono i narrators, quelli che narrano quella storia e quella distanza, ma apparirà nello stesso periodo e negli ultimi anni di Rembrandt qualcosa di meraviglioso. Vi racconto. Ha una novità singolare. Dal punto di vista della composizione è un quadro molto verticale, sempre su formato piccolo. Ma quali sarebbero le cose che ci interessano di più in questo quadro? Lo spazio viene parcellato a partire di questo tendone in movimento che si organizza sulla vostra destra. Lei, una volta di più, è lettrice di una lettera. Possiamo immaginare che questa lettera viene da lontano. Perché?
perché viene da lontano? Perché non è una lettera che procede da Amsterdam, da Hilversum. Perché procede da lontano? Vermeer ci dà un trick. Questo meraviglioso piatto, una porcellana che dopo si farà. Quando arrivano le prime porcellane, c'è tutta una alta domanda da parte olandese. Tutti vogliono avere una pièce cinese che dopo sarà riproposta da faience. Ma lei, timida, non presenta la porcellana ad una maniera diretta, ma la utilizza da una maniera singolare per costruire questa nature morte all'interno della sua casa. Ma per proteggere questa porcellana cinese, protegge il tavolo con questa tessuto bello in una maniera singolare, la finestra aperta in contrasto con l'ombra del cortinone rosso che cade. Un'altra novità, guardate prima questo dettaglio, come questa porcellana ci avvicina proprio a questo posto della sua procedenza. E voilà. Parallela a quella prima, questa. E appare un momento anche singolare. Questa informazione di questo piatto cinese ci raccontano una novità. I cinesi fumano. E guarda, e comincia a stare già aperta la grande porta del tabacco. Ancora non è arrivato, ma subito dopo, a Londra, si aprirà il primo negozio per il cioccolato. Si inizia a sentire il profumo di un cioccolato, cioccolata calda. Da dove viene il cioccolato? L'Olanda è proprio tutto un lab, piccolo laboratorio di scoperte. Chai, the tea, il chai. Sono i portoghesi. Tutta questa tensione con il mondo di fuori, questa non passa soltanto per l'astronomo e il geografo, ma passa anche per questo rapporto personale. Questo è il quadro che vi diceva prima e che considero che il momento più alto di questa elaborazione quasi letteraria che Vermeer porta in questa tensione del domestico verso un esterno che non si sa identificare. Può darsi che sia il ritratto più bello che ha dipinto questa donna. La sua condizione si profila di meglio non soltanto con questa pelle che viste, la pettinatura in dettagli che Vermeer dipinge, ma anche con questa meravigliosa scatola orientale. Può darsi che le lettere siano conservate in questo, anche le perle, come no? Ma fino adesso abbiamo visto delle donne en tenue de lectrice, leggevano. In questo momento la troviamo en tenue de
écriture, de scrivono. Ma quello che lei voleva raccontare viene sospeso dall'apparire di questa met. Questa met si direbbe essere quasi, quasi belaschiana. A questo mi sorprende molto questo modello, questo colore belaschiano, una storia particolare. Guardate il Prado, una pinacoteca straordinaria, non abbiamo nessun Vermeer, è impossibile. Questa piega, questa sorpresa, questo intervallo, questo gesto della mano sinistra, come è possibile? Ma sì, è così. E per finire, questi ultimi motivi che riprodurranno ad una maniera esemplare, non c'è un altro pittore come Vermeer per questo argomento. Questo sottilissimo dipinto, anche Berlino, lei occupa un problema di scala, tutto il quadro, fino al top. Davanti a questa mappa che gli è stata rappresentata prima, e questa fuga di blu che anche certifica questo interiore economico. Ma la difficoltà anche nell'atteggiamento della lettrice che non riesce a capire, questo mi fa un piacere straordinario. Un'altra lettrice scrive e la Met aspetta la risposta, e questo finale portentoso, un doppio discorso, questa dama con capello rosso che potete vedere alla Free Collection a New York, e chi ci guarda, cos'è? Il piano rosso vibratile che c'è, proprio un fondo di grande informazione culta, ma che viene neutralizzato assolutamente per questo blu, questo rosso, questo bianco. Rimaniamo sempre sulla tavolosa di Vermeer che ci guarda. Tanto per dire che tutta la storia non è altra che la storia della costruzione di uno sguardo al di fuori, uno sguardo verso l'epoca, uno sguardo verso se mi permettete, può darsi, siamo in un festival di filosofia. Mai è stato tanto difficile immaginare il futuro. È una delle nostre incompetence. Non sappiamo niente. Ci produce una angoscia, una anxiety. Non abbiamo discorso sul futuro. E Vermeer ci ripropone per conto suo la costruzione di uno sguardo, ma non sempre sarà uno sguardo costruito, direi così, nobilmente. Ha introdotto anche un discorso portentoso, una naturalizzazione dello sguardo. Questo quadro che potete visitare al Mauritshuis,
È un quadro così perfetto, così naif, così ingenuo, ma l'attrezzo è diventato perfetto. Può darsi, e finisco, che tutta la storia sarà così. Questa allegoria della pittura, il quadro più grande dipinto da Vermeer, che potete visitare al Kunst di Vienna, al Kunsthistorisches Museum. Possiamo immaginare che lui, il pittore, sarebbe Vermeer, ma non c'entra. Questo lavoro e questa Clio musa con questo cornet lungo che esce dal quadro con un trick di prospettiva illusionistica, meraviglioso, un maestro singolare. Lei tutta blu, ma dietro, il grande mappa, questo mappa, e fra pittore e rappresentazione della Terra, questa meravigliosa lampada imperiale, e in più questo straordinario tessuto che vorrei mostrarvi, questa enfatizzazione mitologica, per prima volta una donna che non ci guarda, sostituita dal discorso del mito in questo blu espansivo, meraviglioso, lasciando la partitura musicale di nuovo sul tavolo, e riproponendo come composizione finale il piccolo disegno che possiamo osservare, inizierà soltanto la parte eroica della musa che si ripropone simmetricamente. Costruire questa misura, il mondo fugge, la pittura cerca, ma solo lo sguardo può tracciare questo che sarebbe la misura della distanza. E questo è stato proprio il lavoro del nostro geografo. Grazie.